Romina, ma gli ingredienti? Eccoli. Basta nominarli, arrivano più efficienza di così. Allora, Romina, cosa con questi fantastici ingredienti andiamo a preparare il vitello tonnato. Wow, ok? E facciamo vedere a casa la tecnica della cottura in vuoto. Inizia a sgrassare. So che molti diranno in vuoto, sotto vuoto, non ce l'ho. E quindi come faccio? Io, in Kitchen Montesino, cerco di farvi vedere più tecniche. Abbiamo visto la brasatura, la bollitura, la affumicatura. Adesso siamo al momento della cottura sotto vuoto. Se non ce l'avete, lo fate bollire in acqua, semplicemente come un bollito. Nuovamente un girello, si fa bollire in acqua, si mette in acqua bollente con le verdure, poi si fa bollire 20 minuti, poi si spegne e si fa raffreddare dentro l'acqua di cottura. Questa è la tecnica tradizionale, però cosa succede così? Abbiamo una carne marroncina fuori e rosata dentro, invece in questo modo con la cottura sotto vuoto avremo tutto un rosa uniforme dall'inizio alla fine, dal fuori al dentro tutto un rosa uniforme. Comunque imparerete una cosa nuova. Allora Romina, adesso stai sgrassando la carne. È giusto così? Vediamo, fatti vedere. No, vedi, guarda, tu ti sei alzata, ecco, perfetto il rapporto chef-allieva, perché così a casa riescono a vedere, magari a casa avrebbero fatto come te, no? Tu pizzichi così, prima o poi ti porti via un dito, perché vai con la lama verso le dita, no? Sì. Allora, il tema invece è questo, alzo il pezzo di carne contro le mani di qua, ma vado con la lama di là, vedi così. Quando l'ho alzato, lo prendo e torno indietro, ma le mani sono in sicurezza. Ok. Quindi ripetiamo l'operazione di qua, guarda. Infilo la lama del coltello, vado da questa parte, torno indietro e mi porto via tutto il grasso in questo modo. Così, infilo la lama, vado in là, torno indietro e mi porto via tutto il grasso, eliminando grasso e possibilmente stando leggeri con la carne. Ok? Vai. Okay. Intanto io vado a tagliuzzarti il prezzemolo, ne approfitto di questo tempo morto. Prezzemolo, sapete che i gambi non si utilizzano e quindi andiamo a raggruppare tutte le foglie verso l'alto. Togliamo la parte dei gambi, la mettiamo da parte e dopodiché raggruppate il prezzemolo in questo modo, più stretto possibile, e poi con la lama del coltello iniziamo a tagliuzzarlo fine, così. Con le mani in sicurezza sempre. Se lo faccio io mi taglio le dita. Le dita sempre raccolte in questo modo, in modo tale che il coltello non possa tagliare. Se tengo le dita così mi porto via una falange, se vengo così non ce la posso fare. Bene, diamo una tritata grossolana, perché poi il resto lo faremo nel frullatore, perché a me piace la crema del tonnato in versione cremosa, cioè tutto frullato molto fine. C'è chi la fa tritando il tonno al coltello, il capri al coltello, lasciandola quindi un po' grossolana. A me invece piace la crema quasi una vellutata di tonno e maionese, quindi metto tutto nel frullatore. Aiuto solo la partenza al prezzemolo, è meglio, perché a foglie grosse sennò in mezzo alla maionese fa un po' di fatica. Ci sei? Sì. Bene, allora taglio la metà. Togliamo un po' di schifezze qua, sempre lavorare nel pulito. Ai, dimenticato un pezzo? Sì. Sempre lavorare nel pulito, Romina? Quindi ogni tanto si pulisce, si ferma. Lo so, però io non so te, ma io divento nervoso se lavoro nello sporco. No, hai ragione. Eccomi. Ecco, così contromano era il modo perfetto per tagliarsi. Vai così, tra ti parte un dito, perché quel guanto non è che ti... Di nuovo. Allora lo fai apposta, eh? La lama dall'altra parte, così prendo, vado in fuori e poi alzo quando vengo in qua, in modo che la mano è sopra, ok? Va bene, dai. Sì, a questo certo. Punto facciamo così, abbiamo tolto tutto, tagliamo a metà il nostro girello, perché non ci stiamo se non nella busta del sottovuoto, solo per questo motivo, se lo bolliamo possiamo bollirlo anche intero. Questo è un girello di scottone, eh? Sale, passami il pepe, Romina. Sale. Vai di pepe. Pepe. Basta così? Poi io metto l'alloro spezzettato, un po' di rosmarino, bacche di ginepro, vai. Schiacciate. Ah, io ti stavo già controllando. Perché tu con le mani sei così potente. Vai. Abbiamo già spiegato a casa che le spezie, non molto, sennò in questo caso non voglio che predomini. Comunque abbiamo raccontato sempre che le spezie vanno sempre rotte prima di essere messe dentro qualcosa, se no non serve a niente. Poi Romina, prendi due sacchetti del sottovuoto, andiamo a mescolare bene così la carne, dai, legarla bene al sale e al pepe che hai messo, quindi la ruotiamo in questo modo e infiliamo nella busta del sacchetto sottovuoto la carne con qualche erbetta e le spezie. A questo punto andiamo a chiudere sotto vuoto. Vai pure.
La macchina di sottovuoto ce l'abbiamo fuori scena, ma tanto non dovete vedere niente se non che la macchina adesso sigilla la busta, nel senso che la cottura sottovuoto prevede proprio di cuocere la carne in assenza di ossigeno, quindi eliminiamo tutta l'aria e imbustiamo correttamente, confezioniamo correttamente. Questo farà sì che la carne rimanga di un colore migliore e soprattutto i succhi e i sapori della carne non vanno nel liquido di cottura, infatti non otteniamo un brodo qua, perché l'acqua rimane pulita e bianca, perché tutto rimane dentro la busta, se non che si conserva anche a più lungo. Mentre Romina mette sotto vuoto, vi faccio anche vedere la versione già cotta. E ovviamente ci vogliono adesso dalle 18 alle 20 ore nell'acqua a 62 gradi per ottenere questo risultato, la carne già cotta in questo modo. Ok, qua dopo la apriamo, la scoliamo, togliamo il liquido, la asciughiamo e la andremo ad affettare. Vedrete che adesso non ha un bel colore perché è la parte esterna, ma dentro è un rosa perfetto. Quindi, morale, prendiamo la carne, la mettiamo sotto vuoto, condita, la mettiamo in questo liquido, acqua a 62 gradi per 20 ore. Quindi è un metodo di cottura che prevede un po' di attrezzatura, serve sottovuoto e serve quello che viene chiamato runner, che è un macchinarietto che ti mantiene, come adesso vedremo fra un attimo, la temperatura costante di 62 gradi per 20 ore. No panico, eh? Non è che se non avete questa tecnica non fate il vitello tonnato. Non avete nulla di questo? Pentola di acqua, sedano, carote e cipolla, quando bolle butto il girello, senza la busta, senza niente, 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti a seconda della dimensione, faccio bollire, spengo la fiamma, lascio raffreddare dentro il brodo. Io ho il girello lo stesso. L'hai fatto, Romina? Portamene una che facciamo vedere il risultato. Eccolo. Eccolo qua, vedete, la macchina sotto vuoto mette in vuoto correttamente e adesso vado a buttarlo nel bagnomaria, nel runner, che a 62 gradi mi mantiene la temperatura costante. E lo lascio qui per 18-20 ore. Che succede in questo tempo? Perché è così lungo? Perché una temperatura si chiama in bassa temperatura, molto lento, per tanto tempo, ammorbidiamo tutto il tessuto connettivo, il grassetto della carne, il collagene si scioglie completamente, mi mantiene la carne molto umida, fissiamo le proteine, quindi fissiamo le proteine del sangue facendo sì che rimangano rosa e non che perdano il sangue nel piatto, che non sono belle da vedere, e abbiamo una carne perfetta. Questa è una tecnica perfetta per fare la cottura della carne. Bene, andiamo avanti subito al volo diretto con la salsa. Quindi metti qua dentro il prezzemolo, Romina, nel frullatore, prezzemolo, capperi, filetti di acciuga, tonno sott'olio. Secondo te questo che sto facendo è il vero vitello tonnato o no, Romina? Sì, c'è il tonno, c'è il vitello. Ecco, è il vero in quanto ormai in Piemonte ha preso sopravvento questo, quindi tutti lo riconoscono così. In realtà non è proprio il vero, perché il vero era un arrosto di vitello, dove nella salsa di cottura dell'arrosto veniva messo un po' di tonno, due cappe di acciughe molto grossolane, e si serviva la carne affettata con questa salsa d'arrosto con i pezzi di tonno e i cappi di acciughe, quindi molto grossolana. E a volte delle uova sode sminuzzate dentro, quindi non c'è la maionese ma c'è le uova sode. Più anticamente ancora si dice che vitello tonnato si chiama così perché perché non c'era proprio traccia del tonno, perché la carne era cotta talmente tenera che ricordava la consistenza della carne nel tonno. Okay. Quindi non lo sapevo. Questa è un po' un'evoluzione del vitello tonnato, no? Qua dentro mettiamo del vino bianco che mi aiuta a frullare il tutto e mi dà una componente acida alla salsa e non solo, mi smolla un po' la maionese, perché così la salsa tonnata non deve essere troppo fissa, eh? Frulliamo il tutto. La maionese, come vedete, non l'ho fatta perché in Kitchen Montesino l'abbiamo già fatta in altre lezioni, quindi seguiteci, chi non l'ha vista vada a cercarsi sul sito di San Marino Re TV le altre puntate e troverà la maionese. Per esempio nell'insalata russa ho fatto la maionese, quindi in questa puntata la maionese non la faccio vedere. Ok, bello fine, è una mia interpretazione, a volte si lascia più grossolano il tonno, a me piace proprio in crema e fare una salsa vellutata. Aggiungiamo la maionese fatta in casa, non deve essere maionese comprato ovviamente, ok, e frulliamo il tutto anche con la maionese. Quanto dura la maionese? Intanto puoi aprire, così fatta in un contenitore in frigo, mesi, perché è un tuorlo sott'olio. Apri una carne e la asciughi con la carta, Romina. Col vino bianco andiamo a tarare la consistenza, ma direi che così già va bene, ve la faccio vedere adesso. Se fosse troppo densa ancora, aggiungete un po' di vino bianco. La consistenza sarà questa. Colante.
Questa è la salsa del tonnato. E ovviamente assaggiamo di sale. Perfetto. Boh, lasciamo da parte. Ecco, si sente il vino con la sua lieve acidità. Bene, la carne non ha un bel aspetto, quelle cotture sottovuoto quando si aprono dalla busta, sono sempre un po' scure. Vedrete adesso l'interno come sarà invece. Quindi andiamo all'affettatrice e affettiamo il nostro roast beef. Eccolo qua, Romina. Vedi? Che bello! Che colore rosa che ha la nostra carne e non è quel tonnato grigio come si vede a volte, no? È vero. Vai, inizia a impiattare, dai. Sì. Io ti preparo qualche ciuffetto di... Difficile impiattare. Cosa fai? Impiatto. Ma no, e vitello tonnato, ci vuole la salsa. La metto sopra. Come tutti quelli che fanno la carne cotta male, grigia, allora la coprono con la salsa. Ma se la carne è fatta bene, tu la carne la vuoi far vedere. Quindi via la carne. E partiamo con la salsa. La carne si copre con la salsa quando faccio una carne cotta male, ma se la carne la faccio bene, la salsa la metto sotto e la carne sopra. Ho un orgoglio nel far vedere la carne, non è che la devo nascondere con la salsa, ok? Mm-hmm. E a questo punto puoi procedere con mettere le fettine un po' morbide tutto intorno. Fai un giro lasciando il centro con la salsa che si vede, vai. Io ti preparo qualche ciuffetto di prezzemolo, un filo di olietto fresco e abbiamo il nostro piatto portato a casa. Quindi vedete, un tonnato fatto bene lo si deve riconoscere anche da una cottura corretta della carne, che deve essere rosata, non deve perdere sangue. Vedete che sembra una sorta di prosciuttino, no? Rosa ma non scola sangue. Mm? Va bene. Così? In centro? Se proprio devo dirtela tutta, no, però va bene, lo facciamo andare bene, dai. Dai, è bello! Abbiamo un piatto rotondo, me l'ha impiattato tutto centrato rispetto al centro. Vabbè. Me metto e allora lo teniamo bene. Qua. Ce lo teniamo bene così o no? Sì, ce lo teniamo bene così, perché adesso se no vi annoiamo se rimpiattiamo, no? Va bene così. Così, dammi un po' di olio, va. Guarda che bello così. Ma che bello, continua ad aggiungere, disastro sostanza. Vabbè. Comunque, dai, questo è il concetto. Bellissimo. Prendi un po' di olio, dai. Un po' di olietto. Questo è il concetto. Ovviamente un po' più centrale. Il buco con la salsa doveva rimanere in centro al piatto, non spostato a sinistra. Perché non mi hai fatto finire? Devo mettere anche le fette di qua. È colpa mia alla fine, visto? Va bene, dai. A me piace queste cose qua, questo scambio tra me e te, così almeno anche a casa dicono ma io l'avrei fatto come l'ha fatto Romina, no, io l'avrei fatto come l'ha fatto Luca. O gente che dirà ma che stress questo chef. È così, bisogna avere pazienza quando si lavora con uno chef in cucina, perché siamo molto precisi, vero Romina? Troppo. Va bene, col mio vitello tonnato, anzi no, con il nostro vitello tonnato, vi salutiamo e vi diciamo seguiteci alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao! Oh yeah! I'm taking you, baby. A presto da Lenny. Montegiardino Miele.